Salve ragazzi e bentornati al nuovo episodio di ODT. Siamo alla fine forse? Boh, bella domanda. Siamo riusciti a recuperare una perla che però non era quella verde ma era quella purpurea, perché a quanto pare Apuch, l'anima di Apuch è stata divisa in due perle, una verde e una viola, e quindi i devianti, così si chiamano i mostri che popolano questa torre, convinti che l'Amat avesse la perla giusta, lo attaccano convinti di... cioè convinti che lui voglia riportare in vita Pooch, credo, non lo so, è da quel che mi è sembrato di capire. Comunque, nuovo episodio, io non me l'aspettavo ci fosse un altro livello. Vediamo un po' che cosa succede in questo. Allora, cominciamo subito con il cancello che abbiamo oltrepassato alla fine dello scorso episodio. Barili. Un bel buco lì. Con un ragno. No, oddio. No, oddio, il ritorno dei ragni. No, però, cominciamo malissimo. Mi stanno venendo in mente diverse cose. Allora, intanto lì c'è un buco e di là ci si deve andare. La prima cosa, se questo è veramente l'ultimo livello, deve essere, sicuramente sarà il più difficile in assoluto. Qua dentro non ci sta assolutamente niente, se non un antidoto. Vabbè, l'antidoto, facciamo una cosa, selezioniamolo subito. Non possiamo, non ne ho bisogno ora. Ok. I pezzi del contenitore della perla li avevo presi tutti, quindi anche se non dovessi trovare tutti gli oggetti bonus all'interno di questo livello, io comunque dovrei essere a cavallo. Andiamo a vedere cosa c'è di qua. Ho trovato una zona segreta, di già. No. Ragnaccio, dov'è? Ragno cabbaia. No, ci mancavano più ragni, ma veramente. Allora, dove siamo di qua? Ah, c'è un altro ragno cabbaia, ok. Mana. E poi fanno anche male, tra l'altro. Non ho mana per recuperare la vita, sbaglio sempre tasto. Qual era quello del... Oddio. Vedi perché fa male giocare ai videogiochi? Perché dopo uno perde... Non si ricorda i tasti tra un gioco e quell'altro. Allora, Madonna sti peli però. Ah, mi fa piacere constatare che il mio inventario è composto da questi 5 oggetti. Non ho più nient'altro. Però per quale motivo la mia salute continua a... Ah, perché ero ancora avvelenato, quindi il veleno non va via dopo un tot di tempo, rimane lì. Qua che c'è? No, va di pugno, bestioso. Ancora un antidoto. Fai un passino in avanti magari. Grazie. Scusa, so che ti stavo chiedendo troppo, però una leva che apre un cancello a caso. Qua dove si va? Freccia rossa, subito? No, c'è da vedere ancora cosa c'è dall'altra parte. Allora, qua ci sono delle scale. E qui c'è un cancello chiuso. Ah, ma ci posso passare sotto? Sì, ci posso passare sotto. Questo gnignignigni che cos'è? Ah, ok, è solo un elemento dello scenario messo solo per dar fastidio. Però qualcuno mi sta sputazzando addosso. Io li odio i ragni, li ho sempre odiati. Allora, qui non c'è niente. Qui c'è una strada, di qua non c'è niente. Però ho visto tipo un pozzo con una freccia rossa. Quindi allora sono due le vie. Oppure si ricongiungono da qualche parte. Sai che, cioè, non ne ho idea, è roba nuova per me. No, e anche basta con sti ragni. Ragni alieni. Di qua? Ah, di qua c'è da saltare dentro il buco lì. Ok, però vedo della roba da recuperare. Però se salto dentro il pozzo, perdo quello che ci sta dall'altra parte. Però anche se salto dall'altra parte, perdo quello che sta dentro al pozzo. Boh, non lo so.
Comunque credo che in questo caso non ci sia il problema di farsi tanti problemi, scusate il gioco di parole, perché ho detto le cose importanti le ho recuperate, quindi anche se rushassi l'ultimo livello, cioè questo dovrebbe essere mal di poco. Vediamo un po' che cosa succede tirando questa leva, che si apre un altro cancello a caso, non... Boh. Però aspetta, di qua c'era... Ok, di là c'era la strada che portava di sopra, quindi ce n'è un'altra di qua? Sì, c'era un'altra... Ecco, no! Ok, involontariamente siamo andati giù, perso la strada che aveva aperto 2 secondi fa. Ok, cosa c'è di qua? Una piscina. No! No, no, cosa sei tu? Sembra una tartaruga ninja con lo scettro di Ra in mano, cos'è? E c'è di buono che è debolissimo, va giù in 2 colpi. Che fa? Ah, puff, proprio. È sparito. Dove si va di qua? Che è... Sentito uno sputazzo di qualcuno che si è abbattuto sul muro. C'è un buco lì. Ah! No! Che fa? Che fa? Ah, boh, si è teletrasportato un po' più indietro. Vabbè, io ti uccido con il fuoco perché il blu l'ho finito. Allora, di qua ci sono venuto di qua? Vai. No, cosa? Oddio. Ma si teletrasporta alle spalle, non vale. Che fa? Si è fermato in posizione di cacata, guarda. E stava... a posizione così, a conchiglia. No, oddio. Ne ho mancati 3 su 4, che fai? Brucia, chiunque tu sia. Tra l'altro quelli lì mi sembrano quelli della miniatura del caricamento, che io pensavo fosse a pucce, invece non è a pucce, sono dei nemici normali. Ok, un checka point. Ma io non c'ho una granata. No, no. Sì, le granate. Sì. Carichiamo un po' di munizioni, un po' di mana, tutto quello che si può caricare, carica. Così proseguiamo al top. Di qua dove si va? Qui c'è un power up per il grigio, una munizione verde, un'altra verde. Ma se mi dà tutte ste verdi vuol dire che ci sono anche delle macchine? Ah no, non è, era per il rosso, ok. Lanciafiamme, manca più un'attacca. E l'ho potenziata al massimo. Qui ho fatto tutto il giretto girellino. Direi di sì. Ok, quindi a questo punto possiamo controllare quello che c'era dall'altra parte, ovvero di qua. Ok, ah. Allora, fammi vedere prima di tutto che qui c'è della lava. Cosa c'è da questa parte? C'è un cancello chiuso, benissimo. Quindi si prosegue da quest'altra parte. Allora, blu. Come ci passo di là? Ah, c'è una piattaforma con una lentezza esasperante. Mi ricorda le lunghe attese dei ganci meccanici del secondo livello. Meno male si è aggrappato. Vedi che non arriva neanche in fondo la piattaforma. Qui c'è una bellissima chiave, e quando trovo le chiavi subito mi galvanizza sta cosa, ma anche mi preoccupa perché se me la dà subito chissà la porta dov'è. Sì, però adesso io qui come ci sorto? Questo non è che si rompe. Magari è troppo bello. Piano, pianino, pianischi. Ok, perché se no sai... Allora, là c'è un buco, ho visto. Quindi devo andare là dentro. E c'è un'altra piattaforma più in basso, ho visto che rotea sopra la lava. Eccola lì. Quella dove porta? Ma quel cancello alla fine non serve a niente. C'è un po' di salvataggio, subito? No, no, ragazzi, questo me lo tengo buono. Non ha senso salvare adesso, ho cominciato da 9 minuti l'episodio. Quindi ho aperto il cancello che sta laggiù. Questo è un cancello... un altro cancello magnetico. È bloccato. Ok, qui serve... probabilmente là che ci devo tornare.
ci devo tornare, probabilmente c'è una leva da un'altra parte, lo apre e quando lo apro tiro su per le scale e vado a salvare, quindi vai. Meno male che sta grappa, oh oh oh. E adesso aspettiamo i comodi del gioco. Bling, bling, bom parabom, bom 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 bom. Cioè, alla fine io potevo saltare direttamente sull'altra piattaforma e passare di qua. Però questa è la strada più sicura, diciamo. Ah, qui ci sono le palline di fuoco che ti buttano nella lava! Devi fare attenzione, vedi? C'è sangue fresco su quell'altare? Quindi hanno fatto un sacrificio. Cos'è? Ok, il sangue fresco sull'altare mi dovrebbe significare qualcosa? Che tra l'altro sembra quello di Doom 4. L'altare quello appena inizi, con lo scheletrino lì. Ok, questo si sposta. Questa mi dà la sensazione che con questa statua bisogna interagire in qualche modo. Andiamo avanti e vediamo cosa si sblocca. Qui c'è una leva. Oh, e siamo dall'altra parte. Praticamente ho fatto il giretto girellino, tanto per cambiare. Però adesso non devo più riprendere la piattaforma, quindi dobbiamo ricordarci che a sinistra della statua c'è il pod di salvataggio. Tiriamo dritto verso la freccia verde e vediamo dove ci condurrà il destino. Un sarcofago? Come quello del secondo livello? No, del livello della prigione? Mug? Mug? C'è scritto sopra, Mug. Che è il nome di quello che è stato chiuso lì dentro. È bloccato, sì, ma io una chiave in realtà ce l'avrei. Questo si rompe? Sì, e dentro ci sta Ugaz. Questo si apre? Sì. Oh, guarda chi c'è! Armiamoci subito di rosso. Il nostro amico della prigione, quello... Ah, no, no, ma gli passa attraverso il fuoco. Aspetta, No. Ah. Quello è il muro? Sì, ma ci passa attraverso. Fuoco, fuoco, fuoco. Questo mi ricordo che gli fa male, infatti. No, Questo nemico passa attraverso le cose. L'unico... Che cos'è? Che cos'è? Ah, sarà gli occhi della statua, sta a vedere, Pietra sacra raccolta. Vedrai che le devo ficcare nell'occhio della... Madonna, quante mani! Una, due, tre, quattro e cinque. Boia. Buono. Grazie, gioco. Vuol dire che devo preoccuparmi? Allora, questa è bloccata. Mi sta sorgendo un dubbio, dato che quei nemici trasparenti erano quelli del livello della prigione, dove c'era quel dannatissimo enigma da sclero. Non è che c'è un enigma simile? Una freccia rossa. Ah, eccolo! Allora si congiungono le parti. Ok, perché prima l'avevo... mi era venuto il dubbio. C'erano due strade con la freccia rossa. Antidoto. Quindi vuol dire ci sono dei ragni qua. Oddio, cos'è? Mi sono spaventato. E ti compare così tanto. No. Aia, però questo fa male, stunna. Te la stavo per dire brutta, Allora, fammi fare il giro della piscina, perché sennò questo... Ah, mi succhia anche la mana. Va bene. Dove sei? Vieni qua. Intanto che tu muori male... No, come l'ho detto, scusa. Dicevo, là. Intanto che tu muori male, io l'incantesimo... Oh, ma certo che però è... Scoppia! Che devo andare avanti. No! Ok.
Cioè, lo puoi colpire soltanto in cooldown? Fammi capire. Dicevo, intanto mi ha sganciato un incantesimo. Che è l'incantesimo del muro di fuoco sul quadrato non mi torna. Quindi lo sposto sulla X. E quello di prima era il muro che in teoria dovrebbe proteggerti dagli attacchi. Dagli attacchi nemici. Però io a questo punto mi terrei. Il fantasma ce l'ho sul cerchio. Ottimo. Tornado, esplosione, riduci, mana, guarigione, boh, teniamoci il muro. Riproviamolo. Allora, qui non ci sta niente, qua. Ecco, meno male che ci ho guardato, ma meno male che ci ho guardato, guarda. Proprio della serie esplorare fa male. No, questi no. Ma porco Luca. Gli ho messo il nome Luca ora a questi. Oh, allora. Tra l'altro, se vi ricordate, nel terzo episodio c'era una parte segreta in cui c'era una specie di sarcofago stile Stargate, però era tipo una macchina per la rigenerazione. Quindi non è che queste specie di fantasmi di Tutankhamon in realtà stavano cercando di rigenerarsi con quella macchina. Anche perché l'unica volta... Ti serve una chiave, ce l'ho. Perché è l'unica volta che l'abbiamo visto nel gioco. Ok, la chiave non è questa, ottimo. Cosa c'è là sotto? Ma ci posso andare qua sotto? No, non ci posso andare. Ah, ecco, fregarella, vedi, l'avevano calcolata. Si rompono? Fammi un po' vedere se si rompono. Troppo bello. Niente, allora ci facciamo un altro giretto esplorativo, però questa volta andiamo di qua. Dove siamo qua? Un altro sarcofago? Ah, ma questo è... sì, è la stanza... È la stanza di prima. Questo non lo apre più. No, non lo apre più. Quindi niente, di là è chiuso, ci vuole una chiave. Qui è bloccato, quindi l'unica strada possibile è quella di tornare indietro e andare dall'altra parte. Però voglio vedere se la pietra, tra virgolette, sacra che ho raccolto, la devo ficcare nell'occhio della statua. No, la devo usare qua. No, boh, va bene. Qualcosa mi sta sfuggendo allora. Non so cosa dovrei farmi con quel suggerimento, col sangue fresco sull'altare. Si sposta? No. Ah, ecco, qua sotto non ci sono stato. Sì, ci sono stato invece. Oh no, non mi ci ricordo più nulla. Oddio, casino. Di qua dove si va? Ci fosse almeno il cadavere di qualche nemico, così almeno capisco se ci sono già stato. C'è. Nulla. No, allora una strada giusta non è qua, ma è dentro la lava. Perché Vrex è saltato nella lava? Perché mi sembrava ci fosse la piattaforma lì, dico, senza stare a aspettare, faccio il doppio salto, invece no. Quando uno non sa dove andare,
bisogna cercare di pensarla come la psygnosis sezione francese. Qui c'è uno qui c'è una discesina. Di qua non ci sono stato al sicuro. Eh no, e dai, con questi... Cos'è? Oh! Forse col fantasma? Troppo bello sarebbe stato. No, non ho capito... Perché questa patina qua non la posso... No, è... Con la X... No, no, zero assoluta. Allora è una porta che la devo sbloccare in qualche modo. Vabbè. Proseguiamo da questa direzione. Qui c'è un cancello, al sicuro come lo passo si chiude, quindi andiamo prima di qua. Oh, due strade, una a destra e a sinistra. Prima a sinistra e poi andiamo al piano di sopra. Che c'è di qua? Permesso? Avanti il fesso? Ah, siamo al piano superiore della... Sì, ok. Siamo al piano superiore di quello inferiore, chiaramente. No, non andare di sotto, ok. Stavo perdendo il controllo. Oh, qua cosa c'è? Qui c'è un cancellino bloccato. Qui c'è una munizione blu. Qua non c'è nient'altro. Qui non c'è nulla. Se non andare lì. Lì c'è qualcosa. Vedo tipo un piedistallo. Devo mettere il sasso verde lì. Maledetto. Va bene, facciamo prima fuori questo. Dicevo. Mori, oh. Allora, mi ci sono già imbrogliato diverse volte. Allora, dov'è? Ti rimetto sul quadrato. No, è qui, deve, oddio. Dov'è? Che stavolta si va di sopra. Devo trovare la maniera di eliminare Pippo Franco. Pippo Franco, vieni qua. Dove è andato? Ma così non lo colpirò mai nella vita. No. Che è successo? Lo sapevo che dovevo metterlo lì. Sì, ma... Allora col sacro, oh. No, e gli passa attraverso il proiettile. Allora io non so perché devo fare. Tanto come minimo non droppa niente. Quindi andiamocene pure. Però là sopra c'era altra roba. Che? Chi? Chi è stato? Sì, ora anche a 200 km di distanza mi becca. C'era un incantesimo verde. E è bloccato il cancello lassù. No, sembra ci sia una strada e altra roba da raccogliere. Devo tornare di sopra allora. Destra. Ancora a destra. Salta. Di qua ci posso andare? Sì. Ok, sale. Buono. Oh, una bella freccia verde, di qua ci si può... Ho trovato una zona segreta. Ah, ok, a posto. Bene, bene. Trovo zone segrete tentando di trovare la strada giusta per andare avanti, tanto meglio. Dunque, qua c'è un incantesimo di acqua, qui c'è una mana, poi... Dove si va? Ah, c'è una leva lì. Doppio incantesimo, riduci potenza. Vabbè, riduci. Una leva che tra l'altro ho già tirato. Quando siamo qua? Ah, ecco dove siamo, vedi? Quindi a sto giro... A sto giro io farei... Sac...
3, vai, andiamo di sotto. Oh, ecco, vedi dove si spuntava da questa parte? Si spuntava da qua, esattamente, come dicevo prima. Allora, io nell'inventario ho una chiave, chiave piccola, che però non ho trovato il cancello. Il che mi suscita non poco irritazione, non poco irritamento. Non è che devo... Impossibile usare l'oggetto. Impossibile sganciare, quindi non va qua dentro. E questo l'abbiamo constatato. Però io ho messo il sasso verde in quella specie di piedistallo. Ha sbloccato qualcosa? Perché non ho sentito neanche nessun rumore. Anche se è bloccato, che c'è di qua? Forse è l'arena? Sembra un'arena. Sembra l'arena, forse... Sì, è! Bella storia! Eh sì, questa la si sposta. Vedi che ci sono le strisciate in terra. Però deve venire in avanti. Se c'è del sangue fresco, forse è... Allora, che c'è... Forse ho capito, io dovrei in qualche modo... non lo so, bagnare bagnare l'altare per far muovere la statua. E forse l'altare lo bagno col sangue mettendomi qui, facendomi colpire dalla pallina di fuoco che dovrebbe apparire... Credo, se è così... No, non credo che la soluzione sia questa, anche perché ci mette veramente troppo tra una spruzzata e l'altra di lava. Vabbè ragazzi, io direi che per questo episodio, questa prima parte per la strada verso Apuch, può concludersi qua. Vedremo il resto dei misteri di questo livello, soprattutto la statua, insomma... Cercheremo di sbrigarcela nel minor tempo possibile. Tutto il resto lo vedremo nei prossimi episodi. Anche perché poi lo scontro con Apuch, non avendolo mai affrontato, devo prima di tutto capire come ferirlo prima di fare la bella, diciamo. Beh ragazzi, io questa sera è tutto. Cioè per questo episodio è tutto. E noi ci becchiamo alla prossima.